Claudio Sebastianutti, sconfitta con il Brescia, in qualche modo prevedibile. Lazio, che ti è piaciuta oggi comunque sotto un certo punto di vista nel provare a combattere, a replicare, a rimanere in vasca contro questi grandi campioni, e poi ovviamente il punteggio è quello che è. Qualcosa di positivo sì, c'era, a tratti abbiamo fatto bene, mi è piaciuto come abbiamo assorbito il loro pressing, chiaramente quando giochi con loro insomma è difficile, fai un errore e hai pochissimo margine di tempo per recuperare, mentre invece altre squadre della fascia diciamo tra virgolette nostra ti danno più tempo per rimediare a un tipo un qualsiasi tipo di errore, qui appena succede qualcosa hai massimo un secondo e se non recuperi è gol, l'abbiamo visto all'inizio quando provavamo a difendere. Lasciavamo quei giocatori che già hanno delle potenzialità enormi, soprattutto col tiro, e gli abbiamo lasciato più volte 2-3 secondi per attaccare la porta con due finte, lì anche per Vincenzo insomma c'è poco da fare quando li lasciamo andare al tiro con tanta facilità. Si chiude però un girone d'andata incredibile, 16 punti, una classifica che in questo momento sorride, adesso arriva il bello però. Sì, ricomincia un altro campionato totalmente diverso, abbiamo visto anche il risultato che ha fatto nella prima partita la Canottieri, che comunque il Savona è andato ad impattare un bel pareggio lì da loro. Siamo tutte là, è un ritorno bello, secondo me come non si è da tanto tempo, ci sono tante squadre appaiate lì, secondo me ecco, la fine sarà proprio per un punto, peserà al ritorno, quindi sarà difficile gestire anche sotto dal punto di vista dello stress questa cosa con i ragazzi. Alessandro Vitale, per commentare una sconfitta non è mai semplice, ma almeno da questi campioni si può rubare un pochino anche con gli occhi? Sì, si può rubare molto. Questa è una squadra di alto livello e quando vai a giocare con loro capisci l'intensità che mettono in ogni cosa che fanno, quando vanno a recuperare il pallone, in difesa, in attacco, sono tutte situazioni in cui loro sono allenati e hanno una mentalità proprio differente dalle altre squadre. E si è visto, loro hanno subito cercato di andare avanti già nel primo tempo e venendo anche da una partita quindi complicata col Barcellona, volevano subito mettere la partita sotto chiave e portarsi quel vantaggio fino a fine partita. Noi abbiamo, penso, giocato fino al terzo tempo una discreta partita, poi logicamente loro essendo una squadra molto forte hanno dilagato all'ultimo, però penso sia andata abbastanza bene. Che voto dai a questo girone della Lazio? A questo girone d'andata? Ma per quelle che erano le aspettative a inizio anno penso che un 8 già va più che bene. L'ultima cosa, personale, stai facendo insomma un campionato ottimo dal punto di vista difensivo, in termini realizzativi la pallanuoto poi non sempre conta far gol, ti manca un po' però questo elemento rispetto anche all'ottimo campionato dal punto di vista realizzativo dello scorso campionato? Ci potrai dare una mano in più nel ritorno? Io spero sempre di fare sempre qualche gol per aiutare la squadra, poi se non viene non fa niente, chi guarda soltanto i gol non capisce di questo sport, perché il gol è soltanto una fine di uno schema, di un gioco di squadra.